Un appuntamento che celebra il dialogo e l'incontro tra culture torna dal 20 al 22 maggio nel giardino Principgalli in via Ignazio Loiacono 3 a Bari la Festa dei Popoli che da 17 anni festeggia l'incontro tra popoli e culture con musiche e danze dal mondo. La rassegna realizzata dal Centro Interculturale Abusuan e dei Missionari Colombiani in collaborazione con il Comune di Bari, la Regione Puglia e un'importante rete di associazioni e comunità straniere quest'anno diventa internazionale ed entra nella rete Migrants Music Manifesto, prestigioso progetto europeo sul tema dell'immigrazione. Proprio nell'ambito di sono previste numerose attività tra incontri, mostre, spettacoli e dibattiti che culmineranno sabato 14 maggio alle 21 con il concerto del collettivo Refa, composto da musicisti provenienti da Tibet, Siria, Turchia, Afghanistan e Iran. Il programma della Festa dei Popoli, quest'anno dedicata a Padre Gianni Capaccioni e ai profughi. Si inizierà venerdì 20 maggio alle 18:30 con una grande festa dedicata alle scuole. Il sabato si terranno visite guidate nel centro storico di Bari e la sera il laboratorio Carovana dei Pacifici. Il giorno seguente la giornata inizierà con una grande festa dedicata alle band giovanili che si alterneranno sul palco dalle 10 alle 18. A maggio devo dire che torniamo da San Nicola in poi a celebrare un maggio come i vecchi tempi, con tanta gioia, con un patrimonio culturale, storico che da sempre rappresenta la festa dei popoli al Giardino Principgalli, che è un posto che porta il nome di un intellettuale, di un politico col quale tanti di noi ci siamo formati dal punto di vista intellettuale e politico. La festa dei popoli unisce la cultura enogastronomica, musicale, artistica, laboratoriale, educativa, sociale, nel nome dell'accoglienza. La città di Bari da sempre è capitale dell'accoglienza, l'abbiamo visto anche l'anno scorso, festeggiando i 30 anni dell'arrivo della Vlora con i profughi albanesi, dai quali probabilmente se avessimo imparato qualcosa, questa sarebbe una città e un paese probabilmente diverso. Bari però è stato un esempio di grande accoglienza e in quel nome lì e in quell'esempio, continuiamo nel nome della festa dei popoli a trasformare la differenza in valore aggiunto, accogliendo da sempre anche tanti e tante profughi che sono arrivati adesso dalla crisi internazionale e che accogliamo appunto nel nome di una cultura identitaria.